testi antichi di filosofia, di psicologia e filosofia, che sembrano testi di magia nera. Logic. I libri di Wundt. Medioevo. Esatto, una specie di vergine d'acciaio, un Iron Maiden, no? Come, serve per fare quella, l'imbersi nella cultura psicologica. Comunque, ragazzi, qua c'è di tutto praticamente, cioè da le riviste più... Comunque mi diceva che è tutto in digitale questa roba qua. Sì, tranne tutto quello che è, diciamo, pre 1990, ecco. Ok, prima. Quel materiale lì è ormai disponibile in digitale, e però su richiesta è possibile consultare il cartaceo. Facci vedere questo meccanismo strano. Questo meccanismo? Sì, che figata. Cioè, qui le persone possono entrare, poi dopodiché si chiude. Si chiude. Si faceva... Ah, ragazzi, siamo qua nel... Cos'è questo? Questo è il magazzino, il deposito della biblioteca Fabio Metteri di psicologia, dove abbiamo tutte le riviste che prima erano su al sesto piano, adesso sono qui, custodite. Perché tutto quanto non è propriamente un ordine alfabetico, insomma. Uno dice, sai, la psicologia è solo clinica, la gente pensa, uno viene qua, vede 700.000 tipi, magari facciamo vedere anche un po'. Child and Family Behavior Therapy. Facciamo vedere anche un po' all'aperto, magari dopo, adesso che... Presence. Di psicologia diversa, solo in quattro fogli ci sono. Si scrive forse troppo, effettivamente. Sì. Perché quando si scrive troppo, poi si rischia di dire in nulla. Esatto. Small group research. Davvero ogni ben di Dio per gli appassionati della materia, ragazzi. In cartaceo, altrimenti tutto disponibile in digitale. Sì. Qua ci sono le, cosa sono queste, le varie riviste per, sì, sono ordinate per collocazione. Journal of Child Language. Abbiamo qua Neurocognitive Science. Sono delle collezioni queste. Porca puzzola, sì, sì, sì. Cognitive Psychotherapy, amici psicoterapeuti. Sculturale, eccolo qua. Cercavi quello? Sì, sì. Sì, vabbè, questi qua, ma in realtà se non hai la collocazione è impossibile. È impossibile andare a recuperare. È impossibile. Voi pensate che sbattone, ragazzi, che si fanno questi professionisti del libro per mettersi qua e mettersi a... E anche per immaginare come devi catalogare tutta sta roba. Infatti esistono delle facoltà che fanno ste robe, no? Tipo catalogazione. E beh, c'è la biblioteconomia. sì. Storica. Capito? Di analisi del comportamento. Che parte nel 58. Sì, sì. Vabbè, poi... In realtà, ad esempio, PsycheInfo... abbastanza naturale che ci sia molta psicologia all'interno. Guardate qua, Human Computer Interaction. Guardate, ragazzi, da quanto tempo la psicologia... Perché la gente si stupisce a volte quando si parla di intelligenza artificiale che ci siano in mezzo gli psicologi. A volte si stupiscono, ma in realtà noi la studiamo da un botto di tempo. Quindi è anche...